importante per questi giovani schermitori? Va bene, questo è il decimo anno che organizziamo questa manifestazione, per cui in via preliminare mi tocca ringraziare il CUS che ci ha sempre dato la disponibilità della propria struttura, perché purtroppo a Salerno non c'è una struttura in grado di contenere le pedane indispensabili. Fino all'anno scorso i partecipanti erano 700-800 nei tre giorni di gara, perché la gara era riservata ad atleti della Campania e del Lazio. Quest'anno si sono aggregate anche Puglia, Basilicata e Calabria, quindi ci aspettiamo come preiscrizione un numero tra i 1000 e i 1200 piccoli atleti ed atlete di età compresa fra i 10 e i 13 anni. In tutto sono 18 gare, 6 per arma maschili e femminili, 6 sciabola, 6 fioretto e 6 spade. Venerdì si inizia con la sciabola, sabato con il fioretto e domenica si chiude con la spada. Ecco, un successo importante questo, lei diceva, si prospettano oltre 1200 partecipanti, quindi un movimento che continua a crescere, quello della scherma. Beh, sicuramente è un movimento in crescita. In verità se ne parla molto, purtroppo solo in prossimità delle Olimpiadi, perché si è certi che la scherma porta mediamente il 30% delle medaglie che vince l'Italia in tutte le altre discipline. Quindi con la vicinanza delle Olimpiadi, poi Salerno e anche il Club Scherma Salerno, ovviamente, perché è una nostra atleta, dovrebbe essere fiera, perché per la prima volta una nostra atleta va alle Olimpiadi, è Rossella Gregorio, che fino ad ora purtroppo, e dico purtroppo, è l'unica atleta salernitana che andrà alle Olimpiadi. Noi ci auguriamo che ce ne sia qualcun'altra anche in altri sport, fino alle prossime Olimpiadi. Per questa oltre 1.103 di quasi un campionato del centro-sud. Sì, un evento importante che noi come Centro Universitario Sportivo di Salerno, anche grazie al rettore Aurelio Tommasetti, abbiamo deciso anche quest'anno di ospitare per una collaborazione proficua che oramai si è instaurata da oltre un decennio con la Federazione Regionale e con la Società di Salerno di Scherma. Voi. Un evento importante per il Club Scherma e per l'intera Scherma salernitana, per ospitare quasi 1200 atleti provenienti da 5 regioni italiane. Sicuramente sarà una grossa manifestazione, una kermesse che vedrà la partecipazione di oltre, come hai detto, 1200 atleti, che vedremo anche dei futuri campioni, come per il passato c'è stato già a Salerno. Ci sono delle regioni agguerrite come Lazio, la Puglia, la stessa Campania, noi le organizziamo. Sarà un'ottima vetrina di campioni e di tanti e tanti atleti. La Scherma salernitana ha una grande tradizione, insomma, ci sono atleti, olimpiadi, atleti in passato, grandi soddisfazioni, la speranza sono di questi anni del 14 ci siamo tutti di più. Che ci sia un campione domani, sì, è un appuntamento, quello di un campionato interregionale del 14, che non solo va a valorizzare e va a mettere un punto esclamativo sul fiore all'occhiello che è la schermistica salernitana, ma anche per dare una vetrina e un risalto ad una disciplina nobile che, diciamo, ha una tradizione molto molto importante. Parlavamo prima della città di Baronissi che andava a ospitare un campionato regionale, così con la partecipazione di così tante regioni, ma anche di un territorio, voglio dire, che va appunto anche la città di Salerno, che va, che non è soltanto in termini di conferenza stampa, va a valorizzare, ad accogliere un